A San Donnino di Modena, all'incontro organizzato dal candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna Andrea Galli sulla difesa delle eccellenze enogastronomiche modenesi, c'era anche Vittorio Sgarbi. Il vulcanico critico d'arte, nel suo intervento, ha parlato di quei valori che sono legati alla identità del riconoscimento di quello che si produce in un determinato luogo, esaltando i prodotti tipici modenesi e sottolineando la necessità di liberarsi dalla legislazione europea per tutto quello che è negativo. Da ferrarese provo parentela e invidia per Modena, perché da quando gli estensi sono arrivati a Modena, Ferrara, che è una città bellissima, è diventata veramente metafisica, oltre che con la nebbia, con una specie di sospensione anche nei momenti difficili, quando sono arrivate le crisi delle banche, avete visto ribellarsi i toscani, i marchigiani, i ferraresi erano abituati ormai a piegare il capo sotto la forza dello Stato Pontificio, mentre la intelligenza e l'estro ferrarese era arrivato a Modena. E allora quando penso a quello che Modena è in questo tempo più vicino a noi, dal 600 fino ad oggi, soprattutto nel 900, penso che voi avete rispetto a noi, io sono candidato a Ferrara quando ci riuniamo c'è sempre un'aria di fantasmi, quindi sono persone vive, ma quando penso a cose che a me piacciono, io bevo solo Lambrusco, sono anni che cerco di trovare un produttore di Lambrusco che mi chieda di fare la comunicazione e la pubblicità, perché io andrei avanti come Bonolis con la Vazza, quindi non c'è dubbio, dovunque vada in Calabria, in Liguria, io chiedo Lambrusco, che ormai si sta diffondendo come in tutto il mondo, al di là di quello che era quando eravamo ragazzi, un vino spiritoso, un vino fresco, ma non serio come i vini piemontesi. Poi pensi alla Ferrari, poi pensi a Pavarotti, poi pensi all'aceto balsamico, poi pensi al primo ristoratore d'Italia, il mitico, come si chiama? Bottura. E allora, come mai tutto quello che è importante è a Modena e ci sono questi primati? È una cosa che mi mette una certa malinconia pensando che potrebbe averli Ferrara, però è un dato vero. E tutto questo avviene senza che ci sia l'ombra di comunismo. Quindi i modenesi hanno votato comunista per sbaglio, perché in realtà puntavano, come poteva essere comunista Ferrari o Pavarotti? Era così, hanno trovato uno al bar e hanno detto, beh, cosa sei, bastissimo, sì, ti do il fatto, non conti un cazzo. Cremonini potrebbe mai votare uno che fa l'aceto balsamico? Cioè qui c'è la creazione applicata, invece che alla poesia e alla pittura e all'arte, come anche è stato, applicata alla produzione di cose legate al gusto, al piacere, al cibo, alla competizione. È impressionante, cioè voi avete solo primati. E in questo credo che un modenese possa essere orgoglioso, perché la città è bellissima, anche se non ha il fascino della città del silenzio, della città di Ferrara, che è come Ferrara è il passato di Modena, il vostro presente è un presente in cui la creatività si è espressa nella produzione di cose che sono legate al piacere, che sono legate alla vita, che sono legate. E devo dire che questo non è una cosa che io dico perché oggi siamo a Modena, come quando parlo e chiedo Lambrusco, così le cose che ho detto, dovunque mi danno aceto balsamico. A Ferrara c'è il pan pepato, lo mangi solo a Ferrara. A Ferrara c'è la salama da sugo, lo mangi solo. Quello che fanno a Ferrara sono egoisti a Ferrara, evidentemente, se lo tengono per sé. Non solo che voi invece tutto quello che fate, aceto balsamico in Puglia. E come cazzo fa a essere in Puglia? Perché è arrivato là, dovunque, aceto balsamico a Monaco di Baviera. Credo che l'unica cosa che non avete fatto è la pizza. Perché la pizza poteva essere modenese, nel senso che è una di quelle cose che ha avuto. Tutto il resto parte a Modena e quando senti il nome Ferrari pensi all'Italia. Modena è l'Italia. Questi prodotti quindi vanno difesi, mi pare che sia questo il senso, perché non possono essere alterati o rubati da chi prende una cosa e la fa passare per un'altra. Ecco perché occorre difendere queste produzioni. Nessuno potrebbe pensare di fare l'aceto balsamico con una ricetta diversa, ma stupisce che voi abbiate dentro di voi i secoli. Perché l'aceto balsamico bisogna avere 30 anni, e te lo da uno che ne ha 25. Dico, come fa a avere 30 anni? Ah, perché l'aveva messo mio nonno, e mio trisnonno, È impressionante, cioè l'ultimo giovane che produce l'aceto balsamico ha un aceto che viene dall'epoca più lontana. Ecco, tutto questo genio dell'invenzione di cose buone è una cosa impressionante, per cui quando mi ha chiesto di parlare di una materia di cui non conosco il dettaglio, però ne conosco, come dire, la denominazione controllata, la natura profonda che dentro Modena ha trovato il modo di realizzarsi. E quindi i Burlandi, hai detto prima? Burlenghi. Burlando invece era quello comunista. Quello che non c'è più, sparito anche quello. Burlengo, anche qui. Ma io credo che la cosa più impressionante è questa, che è una città bella, una città ricca, avete Biligelmo, avete cose bellissime nell'arte,
avete la galleria Estense che porta il nome di Ferrara, però improvvisamente capita qualcosa, perché il primo ristoratore del mondo è a Modena? Eppure non è che manchino luoghi dove si mangia bene in Toscana o in altri luoghi. Capita, Mazzoli, pensi all'arte contemporanea, tutto quello, Mazzoli è a Modena, cioè la capacità di competere e vincere. Credo che questa vittoria che è stata in quello che si è prodotto possa essere questa volta anche nell'azione politica, cioè dire finalmente siamo liberi di votare senza bisogno di avere un protettore, perché quel partito non c'è più, c'è Bonaccini ma non c'è più il suo partito. E quando penso a una cosa che ha toccato anche Modena, che sono venuto a seguire a Finale Miglia per esempio, che è il terremoto, penso che abbiamo avuto tanti terremoti in Italia in questi anni che sono ancora presenti e vivi perché lasciano traccia nella vita dei cittadini. In Emilia-Romagna il terremoto è stato buttato alle spalle, rimane nei monumenti perché lo Stato non è intervenuto per restaurare i monumenti, ma le persone che avevano le loro aziende, le loro attività, le loro case, e questo non è merito della politica ma degli emiliani, dei modenesi, dei romagnoli, di quelli che hanno reagito perché hanno spirito e vita. È la vita la forza dell'Emilia-Romagna, è la vita. E questa vita si manifesta anche nelle difficoltà, per cui ancora all'Aquila aspettano che arrivi qualcosa e la città è desolata. Qui dovunque tu vedi le tracce del terremoto e dove il pubblico non è intervenuto per fare i restauri, per le rocche, per i castelli, ma la vita quotidiana ha dimenticato il terremoto. E questa è la forza di la testimonianza di una energia, di una vitalità che è la natura, l'ha detto giustamente, non è la regione. La regione si prende merito per quello che è il merito della creatività, delle capacità, dell'energia, della vitalità degli emiliani e in particolare dei modenesi, con la loro forza di invadere il mondo con quello che fanno. E quindi la psicologia del modenese è una psicologia capitalista, cioè noi facciamo qualcosa di buono perché tutti ne possano trarre beneficio. E questo è, potrebbe essere, ci penso, modenese perfino Farinetti, che è un comunista che fa delle cose, tant'è vero che ha fatto il suo iter e l'ha fatto qua, perché l'ha fatto qui e non l'ha fatto a Torino. Cioè, no, ha fatto a Torino altre cose, ma dico, c'è, come dire, che qui voi avete il senso della vita e questi prodotti sono vivi, e viva è la capacità di fare cose che interessano tutto il mondo e nascono qui. Ora io credo che difendere la loro identità, difendere la loro produzione, difendere i produttori sia politicamente una cosa importante. Naturalmente ogni persona si deve muovere nel campo che gli compete. Il nostro candidato, che oggi è felice di vedere tanti fra voi qui, ha scelto una cosa molto importante, che è difendere i valori di produzione di Modena in maniera risoluta e con la convinzione di difendere qualcosa che, siccome è importante, non deve essere fatta da altri o alterata o rovinata da regole imposte dall'Europa. E da questo punto di vista credo che la mia adesione alla sua proposta sia totale, e credo anche la vostra.